Fernando Argila, direttore tecnico del Misano, in queste due partite un pareggio e una vittoria, pareggio con la Parise, vittoria con la Sampierana per 2-0. Questo Misano sta sorprendendo sempre di più quest'anno. Come vede questa squadra che anche negli anni passati ha sempre fatto vedere qualcosa di positivo? Guarda, io al di là di queste due ultime risultati ho visto la squadra, sempre l'ho vista con un livello calcistico molto, molto elevato. È vero che questo è il terzo anno che si lavora della stessa maniera, quindi i ragazzi vengono già tutti mentalizzati a fare questo calcio qui, no? Allora, già sia i giovani, anche quelli che sono più grandi, più esperti, diciamo, già sono predisposti a questo lavoro qua. E questo è molto importante sicuramente per il futuro del Misano. Poi noi la fortuna, a parte che ci troviamo in una struttura bellissima che ci possiamo allenare con una società che ci appoggia molto, molto ci appoggia, e soprattutto questi ragazzi che vanno a scuola, che fanno ogni giorno l'esforzo di venire a allenarsi alle 2:30, perché noi facciamo allenamento ogni giorno alle 2:30, quindi tutto è una. Come te lo direi, perché delle volte sono un po' di difficoltà, no? Soprattutto è una volontà sua, no? Per tirare avanti questo progetto, perché tutto è vero che io sento con altre gente, colleghi che stanno allenando le squadre, che non hanno questa disponibilità di allenarsi sempre, ogni giorno, alle 2:30, con tutto questo sforzo che fanno i ragazzi, no? Al di là del lavoro svolto nel calcio, diciamo, gli allenamenti, tutto questo che facciamo con lo staff, è il merito tutto loro, no? Una squadra professionistica che gioca in eccellenza, diciamo, con modi da grande. Soprattutto una mentalità professionista per parte loro, no? È vero che anche per parte nostra, perché è stato un proseguire negli anni, no? Però soprattutto la disponibilità sua, no? Cioè sia dei giovani come dei grandi, che anche i grandi stanno facendo un lavoro eccezionale, perché non è facile stare in uno spogliatoio con dei ragazzi 96 che stiamo allenando. C'è un'età compresa fra i 96 fino ai 74, no, non è facile, perché sono oggettivi totalmente diversi, età diversa, mentalità diversa, che stiamo riuscendo come si dice, a inquadrare, no? Allora, questo è il nostro, diciamo, la nostra fortuna, no? Trovarci in questa situazione qui, che è una situazione che fa di tutti, cerchiamo di lavorare così. Si è sposato fin da subito questo progetto con i giovani, che vuole appunto valorizzarli e metterli insieme appunto quelli più esperti per creare un mix vincente. Sta funzionando questa cosa qui. Sì, i risultati arrivano, no, più i risultati del partito vinto, o questi risultati sono i risultati che si vedono in campo, no? È il gioco svolto, soprattutto, per quello che è importante, perché noi giochiamo a pallone con la pala per terra, come si dice in calcio, no? Quindi sono questi i risultati che si vedono, perché ci sono delle partite che si perdono, ma si gioca un calcio a un livello superiore a quello di questa categoria qua, e poi ci sono partite che si vincono, ma non si gioca tanto a calcio. Però il discorso è questo, il miglioramento che fanno i ragazzi sul campo è questo quello che vuole la società, per farci crescere insieme alla gente più esperta, come i due capitani Antonio Marino e Marco Semprini, che veramente stanno facendo un lavoro di crescita dei ragazzi molto. Al di là del lavoro in campo che fanno, no? Perché è anche molto importante, però il lavoro importante che fanno anche questo di far crescere i ragazzi e i giovani.